Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato Mora the Spider e avevamo così preso anche il fuoco fatuo che si nascondeva nelle profondità di legno marcio. In questa puntata cercheremo di arrivare ai laghi di Luma, questa terra, questo paradiso perduto, tecnicamente, questa terra nascosta che molti sembrano ignorare a Niwen. Vediamo se riusciremo a raggiungerla prima di tutto, e poi vediamo anche quanto riusciremo a proseguire in quella zona. Ah, ok, ho ancora bagliore. No, basta bagliore, martello. Ora noi dobbiamo andare in alto. Dobbiamo andare qui e andare da questa parte. Forza, forza. Tra l'altro avete notato nello scorso episodio quanta vita aveva il boss, il ragno? Cioè immaginatevi senza i danni, i bonus ai danni che ci siamo presi. Quanto sarebbe durata la battaglia? Ok. E qui ora come si fa ad andare su? Bella domanda. Ah, dobbiamo anche rimetterci i frammenti giusti. Il mio triplo salto lo voglio. Cacchio. E slancio spirituale teniamocelo, va. Aia! Che botta! Quanto male fanno questi nemici. Ok. Bene, là si può colpire con l'arco, quindi mettiamoci l'arco. Ma, ehi, l'arco? No, bravo lì. Cade questa lampada che possiamo attivare con l'esplosione di luce. O no? Ok, no, ho sbagliato. Non si attiva con l'esplosione di luce questa lampada. Serve solo per avere un appoggio su cui fare il colpo. E andare qua su. Vai, altro colpo. Tu puoi morire perché non mi servi. Tu invece sali, grazie. Altro colpo. Vieni di qua, per favore. Mi serviresti di qua, però vabbè, a questo punto faccio da solo. Fuori tutti, fuori tutti. No! No! Devo rifare tutto. Però dai, la bellezza di questo posto mi rincuora nel rifare questa cosa. Anche perché vabbè, è più veloce di quanto pensiate, cioè. Basta far così, mo, non è per dire, però. È fatto, via. Tac. Vai di qua. Triplo salto. Scatto, planata. Lì tocca di nuovo all'arco. Boom. No, meglio. Lì, bravo. E qui, colpo. Altro colpo. Prendiamoci anche quella bella esperienza lì. E ci siamo. Nuova area. Nuova area in cui ora io sto per morire male. Esatto. C'è questo ragno qui che è tremendo. Via tutti, grazie. Un altro di quei rani tremendi lì. Ai, no, 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 no. Ma do quanto danni fa. Per fortuna che ho il martello. Ok. Ah, forse però mi sarebbe servito per arrivare di là. Sì, mi sarebbe decisamente servito per arrivare di là. Che cacchio. Chissà se respawna. Dite che respawna prima o poi, perché altrimenti come faccio ad arrivare lassù? Questa è una zona un po' me del gioco, cioè, insomma. Ok, fatto comunque tankandomi il danno, ma vabbè, sti cazzi.
Qui abbiamo un segretino. Energia aumentata. Vai, spara. Grazie. Mi ricarico anche un po' di vita. E qui posso aprire un passaggio per scendere. Direi di farlo. Ma anche di continuare un attimo qui sopra per vedere cosa c'è. Ok, c'è uno shortcut lì. Mentre qui non c'è decisamente nulla, quindi è inutile stare qui. Scendiamo. Ok. Acqua. Acqua purificata, quindi non dobbiamo temere di andarci. Qui c'è un passaggio segreto magari. No, ok. Andiamo su. Vai, vai, pianta, spara. Grazie. Ma no, ma come mi rimane? Ok, grazie. No, grazie un corno, vabbè. Faccio da solo, dai, faccio da solo. Anzi, io sfrutto te comunque e via. Spari di nuovo? Grazie. E qui possiamo aprire lo shortcut. Per non rifare tutta sta pantomima. Aia. Esperienza gigante. E qui non possiamo però passare. Dannazione. Qualcosa mi dice che abbiamo fatto tutta questa zona per niente. Qualcosa mi dice che è effettivamente una zona... Abbiamo fatto il cammino sbagliato per arrivare ai laghi di Luma. Perché dobbiamo andare dall'altra parte. Quindi scendiamo. E questa volta andiamo a sinistra. Vabbè, perlomeno abbiamo completato questa zona. Abbiamo preso un bel po' di esperienza. Abbiamo visto che di qua non si va da nessuna parte. Perché lo shortcut è bloccato dall'altra parte. E a questo punto andiamoci direttamente dall'altra parte di qua, via. A destra. Salve, signor scoiattolo. Come vi dicevo, l'entrata ai laghi di Luma è un po' nascosta, eh. Non è così semplice da ottenere. Qui intanto possiamo però fare qualcosa di interessante, forse. Vediamo un po', eh. Fortunatamente abbiamo il respiro acquatico. Sì, abbiamo preso dell'esperienza, ottimo. E non mi sembra di vedere passaggi segreti particolari. Ok. Quei mostri non ci possono attaccare mentre siamo fuori dall'acqua. Ma così come noi attualmente non possiamo attaccarli quando siamo dentro l'acqua. Perché non abbiamo abilità di danno. Grazie, era proprio quello che mi serviva. Un bel passaggio. E da questa parte possiamo andare ai laghi di Luma. Prima uccidiamo questa zanzara fastidiosa. Qui dove eravamo arrivati all'inizio del gioco, vi ricordate? Proprio nel secondo episodio. Non potevamo proseguire ed ora possiamo farlo. Zona difficilissima anche questa a livello di parkour. Curiamoci. Ok, segretino. Non mi scappano i segretini, eh. Ok, fatta. Me la ricordavo più difficile di quanto pensassi. Forse era un'altra a cui mi riferivo. Queste bolle servirebbero nel caso in cui voi non abbiate il respiro acquatico. Perché vi darebbero aria. Cioè basta che voi le scoppiate e vi danno aria. Noi ora però qua dobbiamo toccare questi coralli. Per far sì che aprano il passaggio. Cosa che è relativamente inutile in quanto abbiamo il respiro acquatico. Ma ci servirebbe in caso in cui non l'avessimo per portarci aria fino in cima. Ora qui passiamo. Non possiamo più tornare indietro perché c'è la corrente. O meglio, possiamo andare verso il basso. E siamo all'entrata dei laghi di Luma, eh. Aia, pianta malefica. Ora noi dobbiamo riuscire ad abbattere questo muro, cosa che faremo con il proiettile di quella pianta. Benedetto sia il respiro acquatico. Allora, si può fare anche senza respiro acquatico perché l'ho fatto io stesso durante una mia partita. Però è molto più scomodo.
Ovviamente. Apriamo anche di lì. Questo ci sarebbe servito di nuovo in caso in cui non avessimo avuto il respiro acquatico per poter respirare. E allora saliamo. Abbiamo rimesso in moto la ruota, che prima era ferma. Da questa parte invece si può andare, evitando tutti gli ostacoli. Vediamo cosa c'è. Ok, c'è un posto in cui non possiamo ancora andare. Ma se lo riconoscete è il posto vicino a cui ci eravamo fermati prima. L'altra parte dello shortcut. Qui forse posso rompere quella muro lì, vediamo. Sì, rotto, perfetto. Quindi posso salire di qui. Forse era meglio se non l'avessi fatto. Che posto infame. Ok. Lasciamo crepare un po' tutti qua. Bene. Curiamoci. E esattamente qui cosa c'è? Lo scopriremo subito. Cioè, facciamo esplodere quel mostro. Non esplode. Ah, è esploso ora. Perfetto. Aspettate che mi avvicinassi io per saltare in aria. Grande mostro. Pure tu vai, esplodi. Bravo. Ok, qui abbiamo un rampino e un altro mostriciattolo che ha usato un attacco molto veloce ed è riuscito a battermi, infatti. Grande. Muori pure tu. Il mostriciattolo lì basta colpirli una volta e moriranno. Cioè esploderanno prima o poi. Ecco qui. Un po' più difficile in realtà. Vediamo un po' cosa c'è da fare. Non so dove mi sto andando a infognare. Questa non è la strada giusta, sappiatelo. Oddio, cosa sto facendo? Qui dentro cosa c'è? Nulla. Qui sopra? Ok, qui sopra si può andare e abbiamo un minerale dei Gorlek. C'è tutta questa fatica per un minerale. Va bene. Vediamo perlomeno cosa c'è dall'altra parte. Di qua. Andiamo a vedere, eh. Potrebbe essere la strada che ci ricollega alla sorgente? Esattamente. Infatti ricordavo che si potesse arrivare anche dalla sorgente, ai laghi di Ruma. Questa è la sorgente. E noi ora dobbiamo andare ai laghi di Ruma. Cioè... Non abbiamo più strade secondarie, non abbiamo più scuse. Dobbiamo semplicemente andarci. Vamos. Però io qua penso che morirò se ci vado subito, quindi fatemi curare prima. Non posso curarmi in acqua, devo per forza scendere. Ecco qua. Perché basta un colpo di quelle piante acquatiche e probabilmente muoio con quella vita che avevo prima. Quindi torniamo indietro. Ecco lì. Che liscio. Come vedete, mi avrebbero disintegrato. Anche perché io non è che sia stato molto bravo a fare questa fase di parkour. Ok. Questo serve ovviamente per risalire. Ecco fatto. Qui abbiamo fatto tutto e quindi si scende di nuovo. Si ritorna qui. Guarda queste piante che salgono così dal nulla. Quanto le odio. Prendiamoci quest'altro po' di esperienza, giusto per gradire. Ed ora si può accedere ai laghi di Luma. Se ve lo state chiedendo, prima con la ruota ferma non ci saremmo riusciti. Perché non saremmo potuti arrivare lì sopra. Ed eccoci arrivati. Ci arriviamo proprio precisi. Questi sono i laghi di Luma. Andiamo un po' avanti. Quando la luce del salice si è frantumata, la forza della foresta è ricaduta qui. La sua presenza ha protetto questi laghi dal declino, ma dobbiamo trovarla presto, Ori. La sua luce non durerà. Infatti questa zona è rigogliosa, splendente. Altro che declino. Ed ecco che iniziano gli enigmi dei laghi di Ruma, pieni di bolle
trappole mortali acquatiche. Però ecco, sulle bolle possiamo saltare come se fossero dei funghi. Un Moki, hai visto Quolok? Ho sentito che è venuto ai laghi di Luma, ma non riesco a trovarlo. Non ricordavo che questo posto fosse tanto grande. Quolok è saggio, ho bisogno di un suo consiglio. Se lo trovi, me lo fai sapere? Certamente, altra nuova missione, dobbiamo trovare Quolok. Ci ha detto che è venuto qui ai laghi di Luma, quindi ha mantenuto fedele alla sua promessa e ha iniziato a muoversi effettivamente. Noi possiamo anche tornare un po' qui indietro e andare a prendere. Avete visto come si deve fare? Tra l'altro qua, altra chicca che si può fare è quella di spostare le bolle con le piume. Me la metto su X, vai. Guardate, quando arrivano su. Hoppa! Troppo, troppo. Un po' di meno. Così. Così che si possa saltare sopra. Aia. Quel mostriciattolo lì però mi fa paura. Ok. Me lo sono preso in faccia, ma non conta. L'importante è aver preso il minerale dei Gorlek e aver completato anche questa zona. Ora si può scendere e tornare qua. Abbiamo il Moki che ci dà la missione secondaria di Quolok. Ma direi che per questo video è tutto. Siamo entrati finalmente nei laghi di Luma. Abbiamo scoperto la loro entrata. Abbiamo visto quanto è tropicale e bella questa zona. Abbiamo preso anche una nuova missione secondaria, quella di trovare Quolok, che è qui in questa zona, ma ce ne sarà da esplorare qui, ragazzi. Non so se riusciremo a fare tutto nel prossimo episodio, ci proverò, ma detto ciò, questa puntata finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!